Lavorare in rete per creare un sistema capace di promuovere il patrimonio storico e culturale piemontese costituito dagli edifici che sono stati sedi di carcere o luoghi di detenzione. Questo è l'obiettivo del seminario promosso dal Garante regionale dei detenuti al Circolo dei Lettori, dal titolo «Verso una rete museale sulla storia della penalità in Piemonte». All'iniziativa hanno partecipato rappresentanti degli Atenei torinesi e del Piemonte orientale. Credo che costruire una rete museale in cui portare i nostri studenti a vedere, toccare con mano quella che è stata la storia dell'istituzione carceraria e quindi la storia delle istituzioni politiche italiane, almeno negli ultimi 100 anni, è un tassello fondamentale. E poi anche costruzione di conoscenze a favore e a vantaggio di tutti. Una rete museale è un polo aperto a tutti i cittadini e quindi l'aiuto che l'università può dare nella ricostruzione delle tappe dei percorsi carcerari è un vantaggio che va a favore di tutta la collettività.